Benvenuti, benvenuti a questa giornata di scuola aperta, una giornata che si svolge in maniera inconsueta, diversa dalle giornate di scuola aperta degli anni scolastici precedenti a causa dell'emergenza sanitaria. Oggi noi siamo qui per presentare l'Istituto Professionale Duca d'Aosta e i suoi indirizzi. Con me, dirigente, sono presenti molti docenti che illustreranno la nostra proposta formativa. Io do la parola ai professori per illustrarvi la nostra proposta formativa. Buongiorno, mi presento, sono la professoressa Pastore, lavoro in questa scuola, in modo particolare in questo indirizzo professionale e insegno tecniche professionali e collaboro con la dirigente. Ecco, oggi vi presentiamo il percorso professionale. Questo percorso dura un quinquennio e al termine vi dà la possibilità di avere un diploma di scuola media, secondaria o superiore, con la possibilità di scegliere il mondo del lavoro oppure ovviamente di continuare gli studi presso un percorso universitario. Cedo la parola alle mie colleghe che vi illustreranno i due percorsi, il percorso Industria e Artigianato per il Made in Italy e il percorso Turismo Sostenibile e Accessibile. Grazie, grazie. Buon pomeriggio ragazzi, sono Cristina Zanetti e insegno italiano e storia da 5 anni ormai al Duca d'Aosta nei due indirizzi. Allora, 3 anni fa, dovete sapere, è iniziato un riordino, una riforma all'interno dei professionali di tutta Italia, compreso il nostro. E questo ha portato veramente ad una rivoluzione. Se già prima avevamo un'attenzione particolare ad ognuno dei nostri alunni, perché in effetti l'abbiamo sempre avuta, e la riforma ha permesso ancora di più di aumentare queste attenzioni. Quindi la nostra è una didattica proprio basata sulla personalizzazione e ci sta a cuore che ognuno dei nostri alunni e delle nostre alunne possa portare avanti un percorso di successo e questo lo facciamo anche grazie ad una nuova figura, il docente tutor. Quindi ogni nostro alunno, ogni nostra alunna sono seguiti in modo speciale, in modo particolare da un docente che li accompagna nell'arco dei 5 anni e cerca di aiutarli, ovviamente soprattutto nei momenti di difficoltà, ad esempio se c'è bisogno di aggiustare, di adattare un metodo di studio in base alla situazione e in base a che cosa? Ai vostri stili di apprendimento, al vostro modo di apprendere, no? Quindi cerchiamo proprio di accompagnare da vicino, ecco, e lo facciamo cercando di conoscervi fin dai primi mesi della classe prima. Un'altra caratteristica importante dei nostri indirizzi è il fatto che si impara facendo le cose, si impara entrando nei laboratori fin dalla prima classe. Non aspettiamo di farvi entrare nel triennio, ma già nel biennio si sperimenta, quindi si entra nei laboratori di informatica e di chimica e biologia. Quindi avrete 6 ore settimanali nei laboratori e sarete seguiti dai docenti e anche dai tecnici di laboratorio e con una compresenza, quindi anche in questo caso accompagnati passo passo. Un'altra caratteristica del professionale è la grande importanza che viene data all'alternanza scuola-lavoro. Più di 200 ore di alternanza, ma già a partire dal secondo anno. E questo significa anche che usciti al momento del diploma si può avere in effetti tantissimi contatti con le aziende in cui sono stati svolti gli stage, per non parlare dell'azienda scolastica che abbiamo al nostro interno e che poi vi illustreremo. Ecco, e qui
sono elencati tutti i laboratori che trovate all'interno del nostro plesso. Vedete, sono moltissimi. Due laboratori multimediali, un laboratorio di biologia, due di chimica, uno di cosmetica, uno di chimica strumentale, un laboratorio per il sostegno e il fatto che organizziamo delle lezioni all'aperto, quindi a contatto con la ricchezza che ci offre il nostro territorio. Noi vi ringraziamo per aver partecipato. Sottolineo, come ha detto la professoressa, che siamo comunque disponibili. È possibile prendere anche un appuntamento tramite la videoconferenza e possiamo rispondere alle domande, qualsiasi quesito voi vogliate porci.